Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con la santità verso gli altari, la rubrica che ogni settimana ci offre spunti di riflessione dedicati a tante storie, tante personalità che all'interno della quotidianità che viviamo ci hanno lasciato un segno profondo. Una testimonianza importante è quella che andremo ad approfondire quest'oggi nel solco dell'accettazione della sofferenza. Lo faremo partendo da una figura che abbiamo imparato a conoscere e ad amare e che continueremo ad approfondire nel corso di questi nostri appuntamenti, Genoveffa de Troia. Quindi andremo un po' indietro nel tempo per poi ritrovarci subito ai tempi nostri giorni con due ragazze che hanno anche loro vissuto in maniera eroica la sofferenza offrendola al Signore. Parleremo di Giulia Gabrieli e di Mirella Solidoro, ma il mio saluto iniziale, in attesa poi di collegarci nel corso di questa nostra puntata con Fra Ezio Varvara, che impegni pastorali hanno tenuto lontano almeno per questa parte iniziale, voglio salutare Fra Fortunato Grottola dandogli il benvenuto e il ben ritrovato. Fra Fortunato, che piacere di vederti. Piacere anche mio di ritornare su Tele Padre Pio a parlare della nostra venerabile Genoveffa de Troia. Ecco, dicevo Fra Fortunato che il tema di oggi sicuramente è il tema che ha caratterizzato l'esperienza terrena di Genoveffa, l'accettazione della sofferenza. Abbiamo visto anche in passato che tipo di sofferenza, forse anche inenarrabile, inimmaginabile per noi, ma questo voler comunque accettare la sofferenza e offrirla al Signore è il tratto che ha caratterizzato la sua esperienza. Certamente. La venerabile Genoveffa de Troia, stando anche a ciò che dice Padre Angelico da Sarno, che è stato il suo direttore spirituale, è un'esperienza veramente complessa. Complessa perché lei da piccola accetta questa chiamata del Signore e vive profondamente il rapporto intimo con nostro Signore. Anzi, spesso lei diceva, quando io non soffro, non sono contenta, perché mi sento legata completamente al Signore. Addirittura Genoveffa, noi non la dobbiamo vedere soltanto come venerabile, perché la Chiesa l'ha definita tale, ma la dobbiamo guardare nella sua umanità. E l'umanità di Genoveffa è una donna che soffre ogni giorno. E lei questa sofferenza di ogni giorno non fa altro che non la vuole sfuggire, ma va quasi alla ricerca. Cioè si fonde nella sofferenza e viene elevata dalla sofferenza stessa, fino a tal punto che diventa tutt'uno con nostro Signore. Ecco, Fra Fortunato, ci sono due aspetti, che è quello dell'accettazione a cui abbiamo fatto riferimento e già di per sé potremmo definirlo davvero un atto eroico, accettare una sofferenza poi di quelle dimensioni non è facile immaginarlo, ma oltre ad accettarlo c'è anche il discorso relativo all'offerta, si accetta e si offre al Signore, ma com'è possibile riuscire a fare tanto? Io penso che soltanto chi si avvicina veramente al Signore può arrivare a questo, perché solitamente noi siamo portati ad allontanarci dalla sofferenza, a sfuggire alla sofferenza. Noi vogliamo stare tutti bene. Il fatto stesso che tante volte andiamo negli ospedali per farci le cosiddette terapie oppure i cosiddetti controlli soliti, è perché vogliamo stare bene. E stare bene cosa significa se non accettare, evitare tutto ciò che un domani possa costringermi a vivere nella sofferenza? Per questo Genoveffa non evita la sofferenza, non la evita affatto.
Anzi, lei dice, è quando soffro che io sto con il Signore, che io sperimento la sua presenza, la sua quotidianità. E da quel legno io non voglio staccarmi. Allora, come si può offrire, gioire e soffrire? Questa è la sofferenza in pratica, è questo, gioire e soffrire insieme. Quel gioire significa anche elevarsi spiritualmente. Vorrei fare soltanto un esempio che è molto banale, se vogliamo. La donna quando partorisce soffre ed è contenta di soffrire perché c'è una creatura per nascere. E in questa sofferenza cosa c'è? Nasce una creatura e la mamma dimentica di aver partorito perché ha davanti il frutto, ha sua figlia, suo figlio, ha la gioia che davanti a sé c'è una nuova creatura. È una bella immagine quella che ci ha dato. Sicuramente riesce a darci un'idea di quello che è appunto il senso di di questo modo di intendere la sofferenza. Ma non è solo poi una questione, potremmo dire, egoistica, una gioia limitata al sé. Tante volte, anche l'esperienza di Genoveffa ce lo insegna, questa sofferenza è rapportata al prossimo, agli altri, offrire per la mia sofferenza, per la salvezza degli altri. Anche questo è difficile da immaginare. Questo è anche vero. Ripeto, quante volte lo stesso Padre Pio, quante volte dice vicino alle persone che l'andavano a trovare, quanto mi sei costato, quanto mi sei costato, quanto sofferenze mi sei costato, per dire che io mi sono, per te, mi sono immolato al Signore, mi sono donato al Signore, ma questa donazione è stata ben volentieri, non è stato un peso, perché il ruolo del Signore che viene sulla terra non è quello di condannare, di giudicare, è quello di salvare l'uomo. E quindi nel momento in cui il Signore salva chi si avvicina a Lui, non può che non essere contento. Ed ecco che aggiunge, facciamo festa, questo mio figlio non c'era più, è tornato alla vita. Allora, soltanto chi si affida alla sofferenza e sperimenta una sofferenza vera, ritornando all'esempio della maternità, la maternità è una realtà oggettiva, questa donna deve partorire. Partorire significa soffrire. Soffrire significa avere il dono di un figlio ed io sono pronto a soffrire. E questa sofferenza mi eleva alla nuova creatura, mi fa conoscere questa nuova creatura. Fra fortunato, potremmo in conclusione dare come titolo di questa nostra puntata una frase che si ricollega anche a quanto dicevamo a proposito di Padre Pio. Sotto la croce si impara ad amare. È tutto lì, anche se può sembrare semplice, detto così. Le difficoltà sono tante, ma nella nostra quotidianità, non necessariamente toccate dai livelli di sofferenza di Genoveffa de Troia o delle ragazze di cui andremo a parlare tra qualche istante, nella nostra quotidianità, appunto, come si può fare a offrire queste piccole o grandi difficoltà che possiamo incontrare? Una volta c'erano i cosiddetti fioretti. La Chiesa parlava, i sacerdoti, i parroci parlavano di fioretti. Allora, nel nostro piccolo, noi possiamo fare i cosiddetti fioretti, le semplici mortificazioni, accettare quei piccoli problemi quotidiani e offrirli al Signore. Ecco, incominciare così il nostro cammino di fede della sofferenza, per poi allenarci a questa scuola della sofferenza per capire sempre meglio ciò che il Signore ha fatto per ciascuno di noi e ciò che i santi, la venerabile Genoveffa, Padre Pio, hanno fatto per poi dire grazie Signore per il ben immenso che mi hai dato. Non a caso Padre Pio dice, io sono l'egoista della sofferenza, perché soltanto con la sofferenza riesco ad avere ciò che il mondo non mi può dare. E anche questa
Questo riferimento a Padre Pio è sicuramente illuminante. Grazie, Fra Fortunato, per averci dato l'opportunità anche questa settimana di soffermarci su dei temi che riteniamo importanti perché caratterizzano la nostra vita di fede e dovremmo tenerne conto anche e soprattutto quando incontriamo momenti difficili. E i santi, i venerabili, i servi di Dio servono proprio a questo, ad indicarci una via. È vero, Fra Fortunato? Ma cioè, questo, i santi sono coloro che sono vissuti accanto a noi. Io Padre Pio l'ho conosciuto, non ho conosciuto Genoveffa, ma ho conosciuto Padre Pio. Persone che hanno camminato con noi, che hanno saputo accettare la loro realtà e l'hanno saputo donare al Signore. Il santo non è una persona che non soffre, il santo non è una persona che non vive la quotidianità. Starei per dire, non vorrei essere frainteso, Nicola, il santo non è quello che sta sull'altare, è quello che cammina accanto a noi, è quello che porta la sua croce giorno per giorno. Ecco, noi Certo. siamo abituati a vedere i santi sull'altare ed è giusto, attenzione, non voglio dire che i santi non devono stare sull'altare, però il santo è colui che cammina, colui che si sporca le mani, colui che fa delle scelte controcorrente, colui che sa dire accanto a me c'è continuamente il Signore ed io non lo posso tradire. E con questo ti ringrazio ancora, Fra Fortunato, per averci illuminato appunto con queste riflessioni. Grazie e alla prossima. Ci Arrivederci, buone cose. fermiamo per qualche minuto e poi ancora la sofferenza al centro della nostra attenzione con un'esperienza straordinaria. Abbiamo parlato di Genoveffa de Troia grazie al contributo di Fra Fortunato Grottola, dunque un'esperienza di qualche secolo fa, ma che resta comunque attuale, soprattutto quando la si incontra in altre vite, in altre esperienze difficili. È il caso di Giulia Gabrieli, di cui vogliamo vedere subito una scheda biografica. Giulia Gabrieli era una ragazza semplice e solare, animata da una profonda fede cattolica. Nel 2009, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, si accorse di un gonfiore apparso sulla mano sinistra. Inizialmente i genitori pensarono si trattasse solo di una puntura di insetto, ma constatando che il sintomo non regrediva, fecero sottoporre Giulia a una serie di esami. La diagnosi terribile evidenziò un sarcoma fra i più aggressivi. Nonostante la malattia, indebolita e sofferente, continuò ad andare a scuola, superando brillantemente gli esami di terza media, i cui orali dovette sostenere a casa. Aveva un talento particolare per la scrittura, era stata premiata 2 volte per i suoi racconti, e le pagine da lei scritte sulla sua esperienza furono in seguito raccolte e pubblicate nel libro intitolato Un gancio in mezzo al cielo. Per Giulia la figura di Chiara Badano rappresentò un esempio da seguire, soprattutto nell'affrontare la malattia come mezzo per avvicinarsi al Signore. Sperimentò comunque un momento di crisi, in cui si domandò se Dio non l'avesse abbandonata. Recatasi a Padova per una radioterapia, nella Basilica di Sant'Antonio incontrò una donna in preghiera, che le fece trovare nuova linfa nell'affrontare il Calvario. La sua gioia, impensabile in simili situazioni, diventò vera e propria testimonianza di fede. Era lei a consolare chiunque la conoscesse. Dopo un viaggio a Medjugorje, aveva intensificato il suo legame con la Madonna, tanto che per il 14° compleanno aveva chiesto in regalo di tornarvi, accompagnata da una cinquantina di parenti e amici, cui aveva comunicato il suo entusiasmo. Da quelle esperienze si rinsaldò nella recita quotidiana del rosario. Giulia è morta a Bergamo la sera del 19 agosto 2011, mentre era in corso la Via Crucis dei Giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. Lì si trovava il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, per raccontare la sua storia. Oggi Giulia riposa nel cimitero monumentale di Bergamo. Pochi mesi dopo la sua scomparsa è stata costituita l'associazione Con Giulia Onlus, per iniziativa dei genitori e di familiari e amici, con l'intento di realizzare i progetti che aveva a cuore, specialmente per i giovani e i bambini affetti da patologie.
esperienza in collegamento Federica Delli. Parlo dell'associazione con Giulia Onlus, ma parlo più in generale di chi ha conosciuto questa famiglia e questa ragazza. Buongiorno e benvenuta, Federica. Buongiorno, grazie a voi. Abbiamo detto già in sede di presentazione di quanto sia bello potersi soffermare sul tema dell'accettazione della sofferenza, ma soprattutto sulla donazione. Sono tante, sentivamo nella scheda introduttiva, le persone che andavano da Giulia per consolarla, ma ne uscivano consolate. Ecco, ci può parlare di questa esperienza e di cosa può dirci riguardo, l'esempio di Giulia? Beh, una di queste sono proprio io insieme a mio marito. Noi l'abbiamo conosciuta durante la malattia e eravamo molto colpiti dalla sua forza e da un lato volevamo anche esserle d'aiuto, quindi avevamo iniziato a pregare con un gruppo di amici per lei. Eravamo stati a Medjugorje, il capodanno del 2010, proprio per pregare per lei. Ci siamo avvicinati a lei pensando di essere di aiuto in qualche modo. E invece è stata proprio lei che con la sua forza, le sue attenzioni a tutti i minimi particolari, una volta che entravi in casa loro, nella casa della famiglia Gabrieli, ti sentivi avvolto da una grande gioia. Ed era strano, era straordinario. Noi ci siamo, ogni volta che uscivamo da casa di Giulia, dicevamo: ma cosa sta succedendo? È troppo forte la sua carica d'amore verso di noi. E quindi man mano è stato un cammino proprio di conversione per noi come coppia. Dalle sue riflessioni, dallo scambio anche di dialoghi avuti con Giulia, emerge qualche frase in particolare che rimane custodita nel vostro cuore e che magari oggi volete condividere con noi? Sì, allora, tante sono anche scritte, sono intuizioni che lei aveva e che condivideva con noi. È stato un crescendo, noi l'abbiamo conosciuta proprio negli ultimi mesi della sua vita e abbiamo condiviso tante grandi scoperte che pian piano faceva. Era stata proprio una progressione spirituale, per cui la sua grande attenzione ai giovani, per esempio, la portava ad andare a testimonianze anche quando non stava bene, magari l'accompagnavamo in una chiesa piuttosto che in un oratorio e anche che se non stava bene diceva: dimmi la sequenza dello Spirito Santo che poi andrà tutto bene. E quindi si affidava completamente al Signore con una grande confidenza, aveva una grande confidenza con Dio, intanto tant'è che diceva: noi dobbiamo dargli del tu, dobbiamo chiamarlo papà. E quindi questa grande attenzione verso i giovani la portava anche a ricordargli che a volte fanno una caccia al tesoro, ma il tesoro non c'è perché soltanto sulla via del Signore si può trovare la pace. Una cosa che ci ha sempre colpito è quando lei parlava dei due finali, due bei finali per la sua vita, che potevano essere finire nelle braccia del Signore, di Dio Padre, oppure continuare con i suoi progetti. Perché aveva scritto una lista di progetti che voleva realizzare proprio lei e poi ce li ha lasciati in eredità. E questa è l'eredità concreta che si ricollega alla sua eredità spirituale. Appunto, grazie all'associazione che porta il suo nome con Giulia, ed è anche significativo appunto questo percorso che continua ad essere calcato sulle strade della sofferenza ancora oggi. Ecco, con questa realtà affrontate un ambito molto delicato e particolare, che è quello della sofferenza dei bambini e non solo. Ecco, ci può parlare di queste attività? Giulia negli ultimi mesi della sua vita aveva scritto proprio una lista di progetti e tutte le sue attenzioni andavano principalmente ai giovani e ai bambini ricoverati. Un'attenzione particolare verso la preghiera per i bambini e quindi aveva già iniziato lei prima di Natale, la domenica prima di Natale e quella prima di Pasqua, ha istituito una preghiera per i piccoli dove si portavano le intenzioni dei bambini malati proprio con le richieste di guarigione. Questo, per esempio, l'abbiamo portato avanti negli anni. Giulia stessa si rendeva conto che d'estate è il momento in cui la scuola le veniva a mancare perché lei la scuola l'ha proseguita in ospedale
non poteva più partecipare alle lezioni dei suoi compagni e quindi era molto grata alla scuola in ospedale. E allora, dicendo con una frase che lei stessa sentiva forte, diceva: "Ma la malattia non va in vacanza, perché devo rimanere da sola in ospedale d'estate quando ho ancora tanto ancora da ricevere dalla scuola?" Lei stessa aveva capito la valenza terapeutica della scuola e abbiamo istituito la scuola estiva in ospedale, che oggi ha più di 100 volontari e che raggiunge quasi 200 ragazzi. E quindi ecco un'attenzione che è arrivata fino ai suoi medici, li chiamava supereroi, non voleva vincere per forza la battaglia contro la malattia, anche se lo desiderava tanto, ma voleva che loro fossero al suo fianco. E grazie a questa sua forza, i medici stessi hanno intuito grandi bisogni insieme alla famiglia dei ragazzi in ospedale, come il progetto Quasi a Casa, che permette ai ragazzi di stare meno frequentemente in ospedale, essere seguiti dalla stessa equipe medica a casa, però, perché è importantissimo per il ragazzo poter fare rientro prima possibile. E un altro progetto che è nato proprio per la sua capacità di scrittura e la sua partecipazione ai concorsi è stato quello del concorso artistico letterario, che ormai è arrivato alla sua ottava edizione, e raggiungiamo i ragazzi delle scuole proprio per sensibilizzare su tematiche legate appunto alla sofferenza, alla malattia, alla speranza nella malattia, ma anche proprio nei rapporti, a valorizzare i rapporti come strada per superare anche delle sofferenze interiori. Giulia parlava di una guarigione, ma era principalmente una guarigione del cuore. È importante anche questo aspetto. Dicevamo della grande attenzione nei confronti dei giovani, abbiamo sentito dell'attività dell'associazione con Giulia che si occupa della sofferenza dei più piccoli, dei bambini, ma nel mondo dei giovani questo aspetto che particolarmente colpisce relativo proprio al giorno della sua morte, il giorno in cui era in corso la giornata mondiale della gioventù ed il vescovo di Bergamo era lì presente proprio per parlare di Giulia. Nulla avviene mai per caso, ma quello è stato un ulteriore segno, se vogliamo. Sì, Giulia diceva che non ci sono coincidenze, Dio manda dei segni e tutto della sua vita parla di questi segni che Dio ha lasciato nella sua storia, tra cui appunto questo calvario che lei stava compiendo ed è proprio ha culminato con la Via Crucis dei giovani a Madrid. È stata letta anche da noi, dalla famiglia, proprio come un'unità profonda con i giovani che stavano vivendo questo percorso spirituale, il suo percorso di vita, che però era un percorso di inno, alla gioia e di gratitudine. Tant'è che proprio gli ultimi giorni della sua vita lei è riuscita a concludere una preghiera, una coroncina di ringraziamento, dove non dovevano esserci intenzioni di richiesta, ma solo, lode e gratitudine. Bello, e questo appunto è una sintesi, se possiamo così dire, dell'accettazione della sofferenza da parte di Giulia Gabrieli. Allora io rimando per qualsiasi informazione circa le vostre attività al sito internet dell'associazione con Giulia, appunto, dove trovate tutte le informazioni relative alle attività dell'associazione e anche alla biografia di Giulia. Quindi un modo per poter approfondire sicuramente diretto e utile. Io ringrazio davvero di cuore Federica Adelli per averci dato questa bella opportunità quest'oggi e sperando appunto che la causa possa andare avanti in maniera spedita. Grazie e buon lavoro a tutti voi, un abbraccio anche ai genitori. Sicuramente vi salutano, grazie. Arrivederci. Abbiamo sentito anche in questo caso una bellissima testimonianza, ma avremo ancora spazio per parlare di un'altra ragazza, serva di Dio. Si tratta di Mirella Solidoro, scenderemo sul versante adriatico, andando nel Salento. Ma prima di questo momento ci fermiamo per qualche istante, poi di nuovo insieme. Di nuovo insieme dunque per aprire un altro capitolo importante di questa nostra puntata dedicata alla
sofferenza, l'accettazione e offerta della sofferenza al Signore. Dicevamo all'inizio, prendendo esempio da Padre Pio, potevamo sicuramente dare un titolo a questa puntata, che sotto la croce si impara ad amare. E tra qualche istante saremo in un luogo particolare, saremo in collegamento con Don Fabrizio Gallo per parlarci di Mirella Solidoro, di cui vogliamo vedere subito una scheda introduttiva. Mirella Solidoro nasce a Taurisano, in provincia di Lecce, il 13 luglio 1964. La sua è una famiglia di modeste condizioni e non tardano ad arrivare i primi problemi economici per i quali il padre, che saltuariamente lavora nei campi, decide di emigrare in Svizzera. Anche la madre è costretta ad abbandonare il suo mestiere di contadina per restare accanto alla figlia, che inizia a manifestare i primi sintomi di una grave malattia. È una ragazza semplice, che si accontenta di quel poco che i genitori possono assicurarle, sempre rispettosa verso tutti. Dopo la cresima si fa strada un intimo desiderio: diventare la sposa del Signore. Intanto le condizioni precarie costringono sempre più spesso la famiglia Solidoro a chiedere aiuti economici, soprattutto per le spese farmaceutiche di Mirella, che a soli 9 anni d'età comincia ad avviarsi verso il suo lento martirio di giovane ammalata. Continui e forti mal di testa la inducono ad effettuare vari e costosi ricoveri ospedalieri, affrontati grazie alla solidarietà di conoscenti e vicini. Alle continue consulenze specialistiche si susseguono pure diagnosi errate che arrecano a Mirella sofferenze maggiori. Mirella è trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un intervento di craniotomia frontotemporale, in seguito al quale risulta trattarsi di un tumore congenito. Si aggrava, perdendo immediatamente la vista ed entrando in coma. I sanitari le danno solo qualche mese di vita, ma, come sempre ha fatto dall'inizio del suo calvario, ha solo parole di ringraziamento a Dio. Mirella trascorre le sue giornate per oltre 20 anni quasi sempre a letto. Sporadicamente viene accompagnata in chiesa per la partecipazione alla Santa Messa. Riceve ogni giorno l'Eucaristia. Assetata sempre di Gesù, fissa la sua mente nella meditazione della passione e ringrazia il Signore per il dono della sofferenza. Nelle lunghe giornate trascorse in camera, ella compone poesie e preghiere che detta a chi le sta vicino. Chi va a trovarla non percepisce quanto intenso sia il suo patire, perché è sempre serena e calma, nonostante le continue sofferenze, la debolezza e la magrezza, dovute all'impossibilità di nutrirsi e alle pesanti cure cui è sottoposta. Ha una profonda devozione verso Gesù Crocifisso e la Vergine Maria, e in particolare Padre Pio da Pietrelcina. Un ulteriore aggravarsi del male la costringe a ripetuti accertamenti clinici. Le sofferenze aumentano, ma continua nella vita di intensa preghiera e di apostolato verso tutti, anche se il parlare comincia a costarle molta fatica e dolore. Entrata in coma irreversibile, Mirella conclude serenamente la sua vita terrena. È il 4 ottobre 1999. Ricordando il suo struggente desiderio di essere Marcellina, la madre Paola concede che venga vestita con l'abito bianco delle suore ospedaliere. Una storia straordinaria, l'abbiamo dovuta condensare per la sintesi di una scheda biografica, ma sono tanti i particolari che andrebbero approfonditi per comprendere fino in fondo il livello di sofferenza a cui questa fanciulla è stata portata, è stata elevata. E noi abbiamo in collegamento da un luogo sicuramente importante Don Fabrizio Gallo, che è incaricato diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione di Mirella Solidoro. Buongiorno Don Fabrizio, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Siamo presenti dinanzi alla tomba di Mirella, che si ricollega a quanto dicevamo anche appunto per la presenza di una immagine, una statua di Padre Pio, che rinsalda questo suo legame fortissimo con il santo di Pietrelcina. Ci può spiegare il luogo esatto in cui vi trovate, Don Fabrizio? Sì, noi ci troviamo nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti in Taurisano. In questa chiesa, l'8 aprile del 2011, le
Le spoglie di Mirella che riposavano nel cimitero comunale taurisano furono traslate solennemente in questa chiesa e riposano in questo sarcofago accanto, come avete notato, a questa statua di Padre Pio. Mirella era particolarmente devota di Padre Pio, come avete fatto vedere anche dalle fotografie. Molto ammalata, ella volle andare a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba di San Pio da Pietrelcina. Un livello di sofferenza, dicevamo, inenarrabile anche in questo caso. Abbiamo appunto messo tanti particolari, ma possiamo comprendere quanto sia stato vissuto in maniera eroica questo modo appunto di accettare e offrire la sofferenza al Signore, tanto più grande quanto l'età di Mirella fosse limitata nel tempo. Una ragazzina, una poco più che bambina, che riesce a dare una testimonianza così forte. Ma secondo lei, Don Fabrizio, com'è stato possibile? Beh, credo che la testimonianza di Mirella sia innanzitutto una testimonianza di profonda fede e preghiera. Mirella, già prima di scoprire la malattia, insomma già dalla sua primissima infanzia, manifestava questo profondo legame con il Signore attraverso la preghiera. Come avete detto, aveva manifestato anche il desiderio di diventare suora Marcellina. Questo poi, durante la malattia, certamente è stato il suo punto di forza, il suo essere continuamente unita al Signore attraverso la meditazione della passione di Gesù. E tutto quello che Mirella ha vissuto, soprattutto i momenti più bui, più dolorosi, li ha vissuti unendosi strettamente a Cristo, volendo condividere le sofferenze del Signore per la salvezza del mondo. Insomma, Mirella un po' ha fatto quello che poi dice l'Apostolo Paolo quando afferma di completare nella propria carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Mirella credo che abbia interiorizzato queste parole unendo le proprie sofferenze a quelle del Signore in un profondo atteggiamento, direi quasi mistico e anche nuziale. Mirella amava Gesù come una sposa ama il suo sposo, e anche nella sofferenza, o meglio, soprattutto attraverso la sofferenza, si voleva unire allo sposo per amarlo ancora di più. Ecco, sofferenze che non sono state soltanto fisiche, anche psicologiche. Soprattutto un momento particolare è stato vissuto da Mirella quando è stata costretta per certi versi a lasciare la sua amata cameretta. Ecco, di questa parte della sua vita cosa possiamo raccontare? Sì, certo, possiamo dire che la prova, la croce, la vita di Mirella si sia manifestata in diversi modi, come lei ha detto, non soltanto a livello di malattia fisica, ma anche le ristrettezze economiche cui la famiglia ha versato per tanti anni, e poi il forzato abbandono della sua casa, e poi anche altri momenti difficili. Mirella ha vissuto anche la solitudine, a volte si sentiva trascurata dagli altri, perché forse gli altri non l'hanno capita fino in fondo, e lei questo lo diceva con molta libertà, con molta sincerità, lamentando il fatto di soffrire ancora di più nella solitudine, e questo la faceva poi ovviamente pensare ai tanti ammalati che soffrono due volte, per la malattia e per la solitudine, per la mancanza di attenzione da parte degli altri. Ed ella poi spronava sempre tutti ad essere vicini agli ammalati e ai sofferenti. Ecco, questo è un esempio che possiamo riferire anche in questo caso allo stesso insegnamento di Padre Pio. Ma Don Fabrizio, ecco, la causa relativa a Mirella Solidoro come si è sviluppata fino ad oggi? La causa di beatificazione e canonizzazione è giunta al livello per cui Mirella è dichiarata serva di Dio. In questo momento si sta procedendo con la redazione della posizio da parte della
dottoressa Giovanna Brizzi, che è la postulatrice della causa. Si sono raccolte le testimonianze nella fase diocesana, si è proceduto poi a portare tutto a Roma presso la Congregazione per le cause dei Santi, e adesso insomma si va avanti, se Dio vorrà, per il futuro decreto di venerabilità. In conclusione, Don Fabrizio, anche in questo caso vogliamo chiedere se c'è una frase in particolare, un consiglio, qualcosa di lasciato scritto o comunque detto alle persone che incontravano Mirella, che può sicuramente essere esemplificativo, riassuntivo della sua esperienza e della sua eredità spirituale. Sì, certo, Mirella ha lasciato numerosi scritti che, come voi avete già detto, non vi scriveva direttamente lei, essendo cieca, ma li dettava, quindi sono dei dettati più che altro, che mostrano una profondità spirituale davvero unica. E dei numerosi scritti di Mirella possiamo fare una sintesi attraverso un motto che lei ha coniato e che appunto sintetizza tutta la sua spiritualità. Il motto è questo: vivere per dare, morire per ricevere. Significa vivere per dare tutto agli altri, tutta la vita a servizio dei fratelli, morire per ricevere tutto da Dio, aspettandosi la ricompensa soltanto da Lui. E con questo ringraziamo Don Fabrizio Gallo per averci dato l'opportunità di parlare di Mirella Solidoro da questo luogo significativo, e ci piace poter idealmente anche essere vicini a Mirella in questo momento in cui abbiamo parlato di lei. Grazie Don Fabrizio, e speriamo di risentirci al più presto per parlare di cose belle relative alla causa di canonizzazione di Mirella. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi per l'invito e per la possibilità che ci avete dato di parlare di Mirella e per farla conoscere. Grazie e a presto. Approfondiremo ulteriormente la figura di Mirella Solidoro attraverso un video che vedremo più tardi, curato proprio dalla postulazione di Mirella Solidoro. Ma prima una pausa pubblicitaria e poi insieme per la parte finale del programma. Ebbene, quest'oggi abbiamo incontrato delle vite, delle esperienze sicuramente particolari, partendo da Genoveffa De Troia. Abbiamo poi parlato di Federica Delli, di Giulia Gabrieli, di questa ragazza appunto di Bergamo che ha vissuto la sofferenza accettandola, offrendola al Signore ed essendo di supporto ai tanti che l'andavano a trovare, e poi sulla stessa lunghezza d'onda l'esperienza di Mirella Solidoro. Grazie a Don Fabrizio Gallo abbiamo un'ulteriore possibilità di approfondimento che ci è offerta proprio dalla postulazione della causa di beatificazione e canonizzazione di Mirella Solidoro. Un breve video che ci parla di testimonianze legate al luogo in cui è vissuta. Quindi scopriamo qualcosa di più su Mirella grazie a questo contributo. Mirella Solidoro è nata il 13 luglio 1964 a Tavrisano, Lecce, da una modesta famiglia di contadini. Terzogenita di 5 figli, ha vissuto la sua fanciullezza serenamente, guidata e sorretta dall'amore dei suoi genitori, specialmente della madre, ed educata cristianamente dagli stessi e dai padrini che da sempre le sono stati vicini. A soli 9 anni iniziò il suo lento martirio di giovane ammalata. Presso l'ospedale di Brindisi, i sanitari riuscirono a diagnosticare, mediante l'attacco del cranio, un processo espansivo interessante alla parete interiore e media del terzo ventricolo. In seguito a tale referto, fu trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si procedette all'intervento il 28 settembre 1979. Fu praticata una craniotomia frontotemporale con esplorazione della zona endocranica e biopsia di una grossa neoformazione situata nella regione ottico-chiasmatica. All'esame istologico risultò essere un tumore congenito. L'intervento fu eseguito con la speranza di una completa asportazione della massa, che invece risultò impossibile effettuare, data l'estensione della stessa,
e la sede delicata, per cui l'intervento fu solo esplorativo e diagnostico. Intanto Mirella si aggravò e subito dopo l'intervento perse la vista ed entrò in coma. I sanitari le dettero qualche mese di vita. Ecco una sua testimonianza. Mi chiamo Solidoro Mirella, ho 18 anni, me ne dimostro 9. Da 3 anni ho subito un intervento alla testa che mi ha rovinato la vista. Ora sto sempre a letto e vivo con la fede in Dio, che è diventata l'unica ragione della mia vita. All'età di 9 anni il Signore mi ha affidato una missione particolare, quella della sofferenza e del dolore. Le sofferenze aumentano giorno dopo giorno e i miei genitori cercano di porre rimedio a tanto soffrire, ma nessuno mi ha capito. Cercai di trovare la consolazione nel Signore che diventò per me il mio padre fedele, il mio consolatore, che mi diede la forza di affrontare meravigliosamente i miei piccoli doveri, la scuola, lo studio. All'età di 14 anni, il 28 settembre 1979, fui sottoposta all'intervento chirurgico, dal quale ne uscii non vedente. Ma fu in quel buio che incominciai a vedere. Non era la luce del mondo, ma quella di Dio. Fu per me quella la chiamata decisiva alla croce. Mi svegliai il 2 maggio 1982. Mi sentii come una bambina appena nata. Il Signore mi aiutò ad apprezzare e stimare la croce e capii che quello era per me il più bel regalo. Accettai il dolore e lo amai tanto da desiderarlo. Capii che il Signore aveva bisogno di anime, anime disposte ad immolarsi per la salvezza dell'umanità. Molti erano i sofferenti che la cercavano o la chiamavano per telefono per avere conforto, consiglio e il sostegno della sua preghiera. Trattava tutti con dolcezza e infondeva serenità, nonostante le sue indicibili sofferenze. Tra le mani teneva costantemente intrecciata la corona del rosario. Pregava giorno e notte, perché un'insonnia quasi continua le dava la possibilità di intercedere per tutti. Nel 1998, a causa di intensi dolori, fu costretta a ricoverarsi a San Giovanni Rotondo, nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. I sanitari non poterono far nulla. Si ricoverò nell'ospedale di Tricase il 27 settembre 1999. Stava molto male. Cosciente, rispondeva a stento. 4 giorni dopo entrò in un coma irreversibile e la mattina del 4 ottobre 1999 si spense con tanta pace. Come un uccellino, disse il medico che l'assisteva. Ci rimane il suo testamento evangelico. Vivere per dare, morire per ricevere. E la certezza che dal paradiso Mirella prega ancora e intercede per tutti. La serva di Dio riposa nella chiesa parrocchiale Santi Martiri, Giovanni Battista e Maria Goretti, in Taurisano. Ed è bello poter rivivere queste esperienze anche tramite semplici video confezionati, come in questo caso dalla postulazione della causa di Mirella Solidoro. Nella semplicità, ecco, un ulteriore contributo di approfondimento. Siamo nella fase conclusiva del nostro programma odierno. Abbiamo ancora però il tempo per soffermarci su 2 notizie, una che prendiamo tra l'altro dal sito ufficiale del Dicastero delle cause dei santi, una riprende una notizia apparsa su Avvenire che si ricollega a quanto abbiamo anche trattato nel corso del nostro programma. Fra Ezio Varvara la settimana scorsa ci parlava di alcuni tweet di Papa Francesco sulla santità e questo articolo che troviamo appunto sul sito del Dicastero delle cause dei santi e che riprende appunto uno scritto di Avvenire in occasione del mese di novembre, soprattutto della festività di ogni santi, ci parla, firma di Guido Mocellin, dell'account appunto ufficiale di Pontifex, cioè l'account Twitter di Papa Francesco, in cui ha scritto 4 messaggi aventi per oggetto i santi e la santità.
Certo, scrive Mocellin, è stato un modo per sottolineare la festa di tutti i santi che ha aperto il mese, ma anche il contemporaneo convegno su modelli di santità e canonizzazione promosso a Roma dal Dicastero delle Cause dei Santi, che ha influito su questa scelta comunicativa. I tweet papali echeggiano tutti e quattro più o meno da vicino all'insegnamento di Francesco riguardo alla santità nel quotidiano, anche se il primo, quello pubblicato il 7 novembre, prende le mosse dai santi tradizionalmente intesi. Leggiamo le vite dei santi, vi si legge perché mostrano in modo narrativo e comprensibile lo stile di Dio nella vita di persone non molto diverse da noi, perché i santi erano di carne e ossa come noi. Le loro azioni parlano alle nostre e ci aiutano a comprenderne il significato. Queste parole mi hanno fatto venire in mente un video comparso in occasione della festa del 1 novembre scorso, intitolato Halloween 2002. 2022. Lo hanno realizzato i bambini della classe terza di una scuola primaria paritaria di Codogno, in provincia di Lodi, l'Istituto Tondini, ed è stato visto su segnalazione sul profilo Facebook di Daniela Sanguigni, una suora che insegna presso questo istituto, oltre a essere attiva con competenze e sensibilità nell'ambiente digitale. L'idea del video è presto detta: le bambine e i bambini della classe, associati ciascuno al santo di cui portavano portano il nome o un altro da loro scelto, si sono procurati la relativa immaginetta e ne hanno assunto a modo loro le sembianze. In tal modo il video presente su YouTube è una carrellata di 26 santini posti fianco a fianco, quello originale e quello interpretato dagli scolari. È bello potersi godere la freschezza di questi piccoli che, con mezzi per lo più casalinghi e talora con larghi sorrisi sulle labbra, ma anche con tanta serietà di intenti, si sono messi nei panni di sante e santi e così hanno sperimentato in tutta semplicità proprio l'insegnamento che Papa Francesco ha voluto ricordarci attraverso i suoi tweet di inizio novembre. Erano di carne e ossa e come noi, in pratica. Ecco, un momento questo di riflessione che ci è stato offerto dai più piccoli, ma che ci rimanda ad un importante magistero che è quello di Papa Francesco sulla santità. Prima di chiudere con i saluti finali, velocemente, sempre dal sito del Dicastero, la notizia che riguarda la beatificazione di padre Ambrosoli, medico missionario, ha curato le ferite del corpo e dell'anima, così Monsignor Luigi Bianco, nunzio apostolico in Uganda, ricorda padre Giuseppe Ambrosoli alla cerimonia di beatificazione nella località di Kalongo, dove il missionario ha vissuto per 31 anni. Forte lo spirito di comunione a Rosago, città natale in provincia di Como, dove il cardinale Oscar Cantoni ha celebrato una messa di ringraziamento. Bene, e con questo è tutto anche per questa settimana. Il nostro appuntamento con Verso gli Altari termina qui, ma ci ritroveremo la settimana prossima con altri esempi da proporre e, per quanto possibile, da seguire. Grazie e alla prossima.